tutti ragazzi, bentornati ad un nostro nuovo video dalla taverna dello svapo. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido, il Barista. Vai Birillo, esponicelo. Allora, è un liquido 70-30, la sua confezione è praticamente, come vedete, è un bicchiere per il caffè americano, tipo Starbucks, così. E all'interno la sua boccetta col tappino, vai, che sia, che sia bella, a noi. E qua, mettendo l'acqua calda dentro, riappare togliendo questo adesivo che è sul retro, togliendo l'adesivo con tutte le sue specifiche del liquido, mettendo l'acqua calda ci riviene lo stemma dell'orologio del Barista. Allora andiamo a drippare sopra l'Apocalypse, che ci abbiamo messo la base del Goon 24, sì. Poi ci abbiamo messo il Chubby della Crat Mod e abbiamo fatto una resistenza 7 giri sulla punta da 3 di un filo nuovo che stiamo un po' provando per vedere come reagisce. Lo andiamo a provare sopra l'Hammer. 4 batterie, 2 in serie, 2 in parallelo, in parallelo fra di loro. Vai Gabri, è già drippato, fai la prova di svapo. Buono, a me piace, si sente il caffè, il cappuccino, buono, mi piace. Caffè o cappuccino, qua c'è scritto che è caffè, caramello e zucchero. A me sembra quasi cappuccino, mi sembra quasi cappuccino, mi piace molto. Faccio io la prova di svapo. Si sente tanto il caramello. All'inizio è subito il caffè, poi ti lascia bocca al caramello, alla fine è zuccheroso che ti fa diventare, sì, tutte le labbra zucchero. È vero. Buono come liquido, che un po' c'è, certo, stufa, ma penso che sto smaga un po'. Non è un liquido da tutto il giorno, no. La sera, quando entri dal lavoro che sei un po' stanco, quando hai voglia di che ti vuoi tirare su un po' il morale, le due svapate al Barista, tanta roba, ti ritira su un po' la giornata. Va bene, io di voto ci do un 7,5. Sì, a me mi piacciono questi un po' decisi, che hanno un po' il colpo. Concordo. Sempre la nicotina zero, perché questa roba qua la svapiamo la nicotina zero. Se non moriamo. È un liquido americano che però sicuramente avrà ritirato fuori qualche azienda italiana, sicuramente. Ora non so di preciso chi, o se è proprio americano. Qua c'è scritto che viene fatto in California, manufactured by Five Star Juice. Comunque buono, io mi piace come. Sì, è buono. Sopra la scatola c'è scritto anche su FB, dove lo potete trovare, su Facebook, Barista Brev Co, www.baristabrevco.com. Dovete andare a vedere, noi lo prendiamo sempre al nostro negozio di riferimento Svapo Caffè. Se volete fare il passo al negozio, vi so dare dei consigli per qualsiasi cosa, che siete interessati a iniziare a svappare, potete chiedere a lui. Noi vi salutiamo. Sì, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E volevo dire un'altra cosa, che abbiamo anche il canale su Instagram e su Facebook, se ci volete seguire, sempre la taverna dello svapo, ci farebbe piacere se vi volete iscrivere, siamo contenti. Piano piano vedo che sta crescendo anche il canale su YouTube, ci fa piacere vedere ogni tanto un iscritto in più, non siamo proprio tanti, però piano piano speriamo a crescere. Vi salutiamo,
Ciao da Virino, da Gabriele, un bacio. Ciao.